Buongiorno cari amici, in questo primo giorno di settembre 2020, ore 9:15 minuti primi. Oggi siamo in diretta qui con voi perché insomma, ci sarà un cambio per me, cambio di look, va, diciamo così. Quindi ho un appuntamento proprio tra 45 minuti dal barbiere. Allora, in maniera veloce e rapida, vogliamo dire, parlando di Poleman e di Brock Lesnar. Allora, in questo momento, per chi segue assiduamente la WWE, sa che Brock Lesnar, al momento, secondo notizie, penso ufficiali, non può muoversi dal Canada, quindi dove lui vive, per il fatto ovviamente del Covid. Presumo che si stia comunque allenando. La federazione a questo punto, per evitare di avere un Poleman, che ripetiamo è un mentore, è stato un mentore di diversi atleti, ovviamente il più importante sappiamo di Brock Lesnar, ma al momento con una strategia studiata a tavolino già da tempo, così almeno ho letto. L'avvocato dei suoi tanti clienti che hanno dato lustro comunque ad una personalità di Poleman molto positiva, vede attualmente il nuovo Poleman guy Roman Reigns già trionfante in quel di Payback domenica sera in America, appunto nel pay per view post SummerSlam. Questo ci fa capire come comunque, anche se la WWE è eventualmente Vince McMahon, diciamo se è stato lui in prima persona a licenziarlo da direttore esecutivo di Raw. Ovviamente non stiamo qui a spiegare le motivazioni perché secondo me, come qualcun altro, sta facendo un discreto lavoro come direttore esecutivo dello show del lunedì sera in America. Però sta di fatto che insomma, Poleman, chi lo conosce bene sa che anche se cambia cliente, ma rimane lui, rimane Poleman, quindi chi ha visto SmackDown venerdì o sabato scorso, e soprattutto dal punto di vista mediatico, Poleman rimane un personaggio iconico. Infatti, se andate sul canale YouTube della WWE, trovate il segmento dove compare, seppur per pochi attimi, Poleman accanto a Roman Reigns ha fatto davvero successo. Credo che non so se è arrivato già ai 3 milioni di visualizzazioni il video. Comunque, per Brock Lesnar, ovviamente il futuro è in punto interrogativo. Leggevo che è stato cancellato il suo merchandising, quindi tutti i suoi articoli dal WWE Shop. Però io, anche se ho letto questa mattina notizie del tipo ufficiose e non ufficiali del fatto che eventualmente Brock Lesnar ora sia lontano dalla WWE, cosa che è vero perché non sta comparendo negli show della federazione dei McMahon, ma a pensare comunque che non faccia parte più del prodotto, questo credo sia un'emerita stangata, per non dire un'emerita cavolata. Perché uno come Brock Lesnar, che comunque attrae tantissimo, credo sì, molto probabilmente per Brock Lesnar serve un'arena con fan veri e non via Zoom, perché sappiamo quanto ha contribuito in tutti questi anni Brock Lesnar. Dal punto di vista anagrafico, certo, non mi ricordo l'età che ha la bestia, ma come si dice, noi non sappiamo qui il Covid, che sia in Italia, in America e quant'altro,
quando sarà riuscito, quando si riuscirà a sconfiggerlo. Certo, ci dispiace perché è vero che abbiamo visto il ritorno di Roman Reigns, però io credo che amante di Brock Lesnar, che voglio sicuramente rivederlo in azione, il famoso spaccaculi, anche perché sì, vabbè, comunque voglio dire, tramite il network su YouTube, il canale della federazione, magari video che la WWE ogni tanto carica dedicati a Brock Lesnar, dei match e quant'altro, ovviamente danno un profitto abbastanza alto perché ovviamente sappiamo che il pro wrestling e la WWE vuol dire business, quindi vuol dire guadagno, però alla fine è così, futuro molto incerto. Speriamo, speriamo che possiamo rivederlo quanto prima Brock Lesnar. Io non credo, non voglio credere alla notizia che ho letto di primo mattino oggi del tipo che Lesnar abbia rifiutato di presenziare a SummerSlam, visto che da SummerSlam la WWE non fa il pay-per-view al Performance Center, ma al Thunderdome. Non credo sia questa la motivazione. Poi, insomma, vabbè, siamo stati abituati anche nel corso degli anni, forse dopo il suo primo stint in WWE, che credo non c'era, non compariva poi in quel famoso, in una famosa puntata dell'epoca di Raw Super Show, diede il via ad un'emerita epoca di sfracelli, appunto, sbarazzandosi di tutti qua e là. Quindi, niente che dire, futuro Lesnar incerto, voleva il suo nuovo cliente, Roman Reigns, che si dice dovrebbe diventare la figura top della WWE al momento, quindi staremo a vedere cosa succederà. E niente, dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Non so se oggi arriva un altro video, vediamo un po', dipende. Anche perché, per esempio, per quanto riguarda la Ferrari, avete visto, già mi sono sfogato abbastanza. E niente, a questo punto godetevi questo video, vediamo, vediamo. Certo, mi gradirebbe l'idea di fare un video sul Milan che ha conosciuto finalmente la sua avversaria del secondo turno per l'Europa League, che sarà la squadra di Serie A irlandese, lo Shamrock Rovers, però penso sia un po' prestino, visto che tra poco più di 2 settimane si farà la partita, quindi quel video penso di proporlo più in avanti. Magari, ecco, se proprio devo fare un secondo video quest'oggi, magari parliamo un po' forse penso di parlare della situazione del titolo WWE e d'evoluzione che proprio attraverso l'ultima puntata di Raw abbiamo avuto. Grazie a tutti, buon proseguimento e alla prossima. Un saluto al vostro, intanto mi va via la voce. Un saluto dal vostro Nicola De Lucia. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.